Stop. Che lavoravamo ancora dentro, l'abbiamo fatto in anonimato ma in totale segretezza, era quasi diventata una dittatura l'imposizione delle regole che stabilivamo per stare attenti ai contesti. Non parlare con le persone di cui non ti fidi, no? Sembrava di essere tutte le persone quando iniziavamo a parlare della questione sindacale. Anzi, questa parte mi piacerebbe fosse inserita, cioè che noi abbiamo scelto anche di esporci mediaticamente a partecipare a queste interviste, proprio anche un po' in qualche modo contro il nostro stesso interesse, anche perché non è che ce ne venga qualcosa in tasca delle esporsi, anzi può essere un rischio magari trovare il lavoro successivamente, però il motivo per cui lo facciamo è proprio per far capire che a chiunque lavora in queste condizioni che non è solo. Quant'anni in due, coraggio da vendere, Samuele e Nicolò, studi di filosofia del lavoro l'uno e di marketing l'altro. Sono passati da call center, cucine, bar, sono diventati promoter, pizzaioli, lavapiatti. Sono loro, precari da sempre, a 8 euro l'ora l'uno e a 7 l'altro, ad aver profanato il magico mondo di Oscar Farinetti. Loro, ad aver indetto un mese fa, il primo sciopero della breve storia di Italy a Firenze, uno degli 11 negozi della catena del Made in Italy alimentare, inaugurato nel 2013, nei locali della storica libreria Marzocco. Irregolarità nei contratti, una quota di precari ben oltre il consentito dalle leggi, turni lunghi decisi all'ultimo momento. Questo Italy, secondo i giovani dipendenti. Quando non gli è stato rinnovato il contratto, hanno detto basta, denunciato che Italy è un impero basato sì sul buon cibo, ma soprattutto sul buon precariato, tanto precariato, troppo. Proprio questo è il fatto, cioè negli ultimi anni si è deciso di scegliere sempre il compromesso, scegliere sempre di ingoiare il rospo e poi alla fine ti ritrovi in una situazione dove i sindacati corrono a firmare l'accordo per sedare la protesta. Per il timore che la protesta diventasse globale a tutta Italy, Farinetti ha accettato improvvisamente di parlare con il sindacato e a gennaio di assumere a tempo indeterminato 50 persone, esclusi Nicolò e Samuele, che ci parlano in una giornata fiorentina con luoghi e tempi precari dettati dalla pioggia. Qui voi avete scritto: sappiamo di non chiedere poco soprattutto a noi stessi, siamo cresciuti in un'epoca in cui è accettato accontentarsi, abbassare il capo. È perché la realtà italiana, purtroppo i contratti di assunzione di lavoro, quasi tutti precari, prevedono che lavori a testa bassa nella speranza che ti venga fatto un rinnovo o comunque di avere un posto di lavoro assicurato che ti possa garantire un'indipendenza alla famiglia. Italy non è diverso da tante altre situazioni, semplicemente una realtà più grande, per me è stata una realtà nuova. Però di base posso dire che per gli 8-9 mesi che ci ho lavorato non ho fatto altro che fare quello, cioè accettare delle condizioni in maniera più o meno supina, nel senso che abbiamo cercato insieme ad altri ragazzi di vedere se era possibile da dentro valersi dei propri diritti sindacali basilari. Cosa avete trovato? Abbiamo trovato l'arroganza di un'azienda che così grande sa di vivere una situazione in cui c'è una disoccupazione elevatissima e se non sono io, avanti il prossimo. Ma scusate, voi non avete firmato un contratto a tempo determinato? Sì. Quindi, detta brutalmente, perché pensate di avere il diritto di rientrare? Perché per 8 mesi abbiamo lavorato a condizioni illegali. Il mio contratto, che è sì scaduto e che io ho firmato, perché non è che posso scegliere che tipo di contratto farmi fare, se il mio contratto non rispetta un contratto collettivo nazionale, cioè se non rispetta le normative vigenti, è un contratto non valido. L'esigenza è resistenziale. Una persona di solito quando si mette insieme agli altri è perché probabilmente da solo non riesce a risolvere una certa situazione, no?
senza rappresentanze sindacali interne, con contratti inapplicati, insieme con un gruppo di lavoratori della catena, hanno pubblicato un'inchiesta interna sulle condizioni di Italy. Hanno deciso di farlo uscire sul sito Clash City Workers, una rete di giovani che è collegamento tra realtà lavorative dove ormai frammentazione significa strumento di lavoro e dove l'articolo 18 è un sentito dire, una rete che produce inchieste sul mondo del lavoro in Italia e all'estero. Quando te sei su un posto di lavoro e hai esperimenti delle contraddizioni, la prima operazione che per noi è importante fare è capire quali sono le condizioni di lavoro, come funziona il modello produttivo, come funziona la produzione. Visto, no? Anche le retoriche, la fine del lavoro salariato, la fine della classe operaia. Beh, se noi andiamo a vedere, in realtà il lavoro salariato è oggi più che prima. Il nostro lavoro, ma è veramente molto semplice, il nostro lavoro che in primo luogo risponde ai nostri bisogni esistenziali, cioè un bisogno di solidarietà che per primi noi abbiamo avuto, è mettere insieme questi pezzi, rimettere insieme questi pezzi. Solidarietà è la parola che più ricorre nei discorsi di questi precari. La solidarietà è riuscire a sentire come proprio un problema che è sofferto da un altro. L'inchiesta pubblicata sul sito è un modo nuovo di fare sindacato, hanno detto, perché tutti i dipendenti di Italy su tutto il territorio nazionale la possano leggere. Lo hanno fatto, hanno ribadito, per sentirsi meno isolati, meno soli contro un'azienda da 400 milioni di fatturato, con sedi in tutto il mondo, da New York a Milano a Roma, passando per Istanbul, Chicago, Tokyo. Noi abbiamo inizialmente ricevuto un po' di telefonate da persone che hanno chiesto i nostri contatti oppure hanno visto nomi e ci hanno chiamato proprio per telefono, e quindi siamo andati in altre città a incontrare altri lavoratori di Italy e altre situazioni comunque simili. Abbiamo cercato di parlare con Italy, con Oscar Farinetti, non ci siamo riusciti. Non siamo riusciti nemmeno ad avvicinare i dipendenti, comprensibilmente timorosi, e alla ricerca di una prima forma di rappresentanza sindacale. Buonasera, abbiamo un appuntamento con il signor Bianchi e il signor Talenti. Ci piacerebbe come sindacato prevenire, mentre molto spesso ci tocca curare. E quando si cura, io sostengo, non si va in medicina, si va in chirurgia. E quindi il problema è fondamentale, è questo. Quindi a un certo punto loro hanno cominciato a non confermare quelli che erano i contratti. Loro Italy. Italy. Okay. Il problema è nato lì, da quel punto di vista. Su cui poi noi abbiamo cercato di dare una risposta, che è stata quella contrattuale di quell'accordo che poi abbiamo fatto. Senza sentire però questi ragazzi che in qualche modo sentirli, perché non potevo fare l'assemblea. Il diritto di assemblea in un posto di lavoro si ha quando si hanno gli iscritti. Qui si legge che entro il 2015 sono stabilizzati in 50 su 97. No, il discorso è questo. Noi non avevamo, e ne abbiamo ancora una fotografia non nitidissima, della platea dei lavoratori. Ah. Quindi quando noi abbiamo fatto l'incontro, tra l'altro io... Mi scusi, questa la può ripetere bene? Voi non sapete bene ancora? Non sapevamo, adesso ce l'hanno detto, però non avendo chi rappresenta i lavoratori dentro, è chiaro, se io vado a fare un incontro senza un lavoratore, un delegato, l'azienda mi può dire quello che vuole. È l'organizzazione del lavoro... si aspettavano, e forse neanche voi, una reazione di questo tipo da Farinetti, che in qualche modo, anche mediaticamente, è l'imprenditore sensibile, giusto? L'imprenditore... Allora, io per essere chiaro, voglio dire, noi come sindacato abbiamo bisogno di stare coi piedi per terra. Quello che appunto noi abbiamo lanciato, abbiamo detto sia a Farinetti figlio che a Farinetti padre quando abbiamo incontrati, che c'è la necessità, anche per l'azienda, di incominciare a fare delle regole per tutta la catena a livello nazionale, che secondo noi sarà importante, ma anche perché ci lavora, dargli più sicurezza, farli sentire più sicuro nella loro espressione dei propri diritti. Il Job Act non è che è solo l'articolo 18, il Job Act è quello che si diceva oggi, cioè il fatto che la videosorveglianza, il demansionamento, tutte queste cose qui che già esistono nonostante per legge non siano possibili. Uno che viene
visto come un sindacalista o visto come uno che prende parola, poi si ritrova a lavare i piatti, o se poi lo rendiamo anche pure possibile per legge, cioè